Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Le Creazioni di Riri. Oggi voglio farvi vedere tutti i prodotti che vi ho fatto vedere nel video precedente e provarli addosso. L'unica cosa che aggiungerò sarà il correttore, perché ce l'avevo, quindi non l'ho ricomprato, ma voglio fare un trucco veramente semplicissimo, giusto per farvi vedere come funzionano, perché soprattutto, scusate, questi due li ho adorati, li ho utilizzati una sola volta per uscire, li ho messi di corsissimi, eccetera. Vi giuro, la svolta, bellissimi. Sono di Catrice Age Liquid Coverage ed è il numero Rose Beige 02, scusate, 020 e Warm Beige 040. Li vado a mixare direttamente sulla pelle e questo metto il Rose Beige. Allora, ok, e vado a mettere un goccino di Warm Beige, ok, e vado a mixare con la spugnetta. Voglio provare due tecniche di applicazione, una qua, ho lo specchio per quello che mi guarda di qua, una con la spugnetta, che appunto è quello che io uso solitamente, e uno invece lo voglio utilizzare. Ok, vedete che si stende veramente veramente bene. Ovviamente la spugnetta prende molto più prodotto che le dita, eccetera, perché comunque lo si impregna. Voilà, e voglio provare ad utilizzare questo pennello che è fatto apposta per il fondotinta. Io non l'ho mai utilizzato. Andiamo a mettere ancora un po' di colore. Vado di nuovo a mescolare. Proviamo a prenderlo con questo pennello. Allora, risulta molto bella l'applicazione, ma avvicinandomi vedo leggermente le striature. Non so per quale motivo, nel senso che sono molto compatte le setole, però appunto non mi fa proprio così impazzire. Quindi io finisco con la spugnetta. Ragazzi, sono molto molto raffreddata, quindi purtroppo il naso è quello che è. E quando mi raffreddo, non so per quale ragione, ma iniziano ad uscirmi qua e qua un sacco di brufoli. Sfumiamo giusto un pochino il collo, ma come vedete è perfettamente di quel colore e si fissa veramente da solo. Nel senso che io non utilizzo neanche una, scusate, non utilizzo neanche una cipria, che veramente è impalpabile, è stupendo. Poi prendiamo il correttore, anche perché un pochino di occhiaie è meglio coprirle. Un po' i brufoletti. E vado a picchiettare. Prima lo picchietto un po' con le dita. Lo spalmo anche un po'. Ok, sopra.
in modo tale che scaldi un po' il prodotto. E poi finisco con la spugnetta. Utilizzo la stessa spugnetta del fondotinta perché va a... ovviamente come spugnetta va a stenderlo bene, ma se il correttore è leggermente troppo chiaro va comunque a uniformarlo col colore del fondotinta. Vedete? Anche qua il brufolo è praticamente sparito. È molto molto meno visibile. E voilà. Poi prendiamo la terra di Wacom e la proviamo insieme. Io prendo questo pennello, vedete, è abbastanza compatto. Vado ad utilizzarlo una sorta di contouring molto molto più soft. Lo vado ad allargare anche nelle altre zone. Prima lo carico nelle zone dove mi serve e poi vado ad allargarlo in modo tale che mi faccia una sorta di parte leggermente più abbronzata. E di questo colore così chiaro fa proprio una, diciamo, più un colore vivo. Vedete, da subito ho un'impressione comunque di colore un po' più naturale. Mi piace veramente tantissimo. Io ho il naso tutto screpolato, però quello appunto non si può far niente. Però non so se lo vedete, è veramente stupendo. Poi, allora, intanto chiudiamo il fondotinta che avevo dimenticato. Ok, 1 e 2. Dov'è? Oh, eccolo. Prendiamo questo della Wacom, il numero 10 bronze, e vado a prenderlo con questo pennellino a penna per vedere se mi va bene. Beh, direi proprio di sì. Vedete? Fa subito un colorito super super normale. A questo punto, ovviamente prendo il mascara, prendo il Temptation, il Total Temptation di Maybelline, vado a metterne una passata non molto spessa, perché voglio provare appunto le ciglia finte. Vado a metterla anche sotto. Oh no, puntualmente io mi sporco in questo punto. La tecnica di lasciarla asciugare un momento, tirare e ripassare un pochino il fondotinta. E voilà, sparito. Non so come fare altrimenti, perché mi rimane comunque un pochino. Allora, così il trucco mi piace già tantissimo, nel senso ho messo un solo ombretto, ma da subito quel colore in più. Però appunto voglio provare ciglia finte. Le ho tirate fuori, sono queste qua. Vedete, Flirty Kiss. Vado a prenderne una. Vado a provare a posizionarla. Prendo l'applicatore. È la prima volta, l'ho detto nell'altro video, prima volta che provo le ciglia finte, quindi perdonatemi. Secondo me sono troppo lunghe per il mio occhio, adesso le proviamo, ma ho paura che siano troppo troppo lunghe. Thank you.
Allora, secondo me sono un pochino lunghe, vado a tagliarne veramente un pezzettino molto molto piccolo. Voilà. Vado a riposizionarlo lì. E con questa parte semplicemente prendo questa parte, apro la colla ed è nera, che così si nasconde meglio. Vedete, ho messo la colla sopra, ora lasciamo asciugare un momento. Intanto leggiamo se dice in quanto tempo si asciuga. Ragazzi, come vedete, ho tutta la colla qua. Adesso ho tipo tre ciglia su quest'occhio. Ho provato a mettere le ciglia finte. È la cosa più difficile che io abbia mai fatto, vi giuro. Sono veramente troppo arrabbiata. Tutto il mondo è capace. Quindi, cioè, guardate. Ce n'è una qui, una qui, una qua, una qui. Sono divise a ciocche. E poi qua sono normali. Veramente orrendo. Finiamo, che vi faccio così vedere i due rossetti. Il rossetto, questo rosso, lo applico. Eccolo qui, e questo qua è appunto il colore rosso, che sarebbe il Color Up Shine On 06. Lo tolgo così proviamo anche l'altro. Vi chiedo scusa per quest'occhio, ma volevo appunto farvi vedere in che condizioni sono rimasta. Comunque questo è il color viola invece ed è il Color Up Shine On numero 13. E questo viola da qua sembra viola molto più scuro. Magari vi metto una foto su Instagram delle labbra o colla anche qua, ragazzi. Vi faccio vedere su Instagram il colore vero, nel senso che appunto non riesco comunque a farmelo vedere. Qua rimane più viola, così invece in realtà è un po' più fucsia. Però appunto... sono due colori veramente belli e non segnano le pellicine, sono veramente veramente carini. Ovviamente non sono matte come vedete, perché io dicevo anche nell'altro video che in questo periodo non ho più voglia di matte, ho voglia di un po' di colore un po' più acceso. E basta, vi faccio sapere quanto dura la base, il rossetto eccetera, tutto su Instagram, quindi se non mi seguite seguitemi anche lì, al fondo del video ci sono tutti, appunto, tutti i miei contatti. Io con questo vi saluto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video.